Decreto mille proroghe. Approvato alla Camera, ora passa al Senato. Ecco le 5 principali proroghe per la scuola. Bando di concorso per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Entro il 31 dicembre 2021 dovrà essere bandito il concorso per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021-2022 al 2023-2024. Concorso dirigente tecnico. Proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la conclusione delle procedure concorsuali del personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. Valutazione degli apprendimenti, periodica e finale. Si estendono anche per l'anno scolastico in corso le disposizioni in base alle quali la valutazione dell'attività didattica svolta a distanza produce gli stessi effetti della valutazione in presenza. Assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole. Da effettuarsi entro il 1 marzo 2021 all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione. Graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario. Vengono prorogate al 30 settembre 2022 le graduatorie destinate ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, approvate negli anni 2012-2017.